Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Dying Light 2. Come al solito io sono Morrouge che vi dà il benvenuto e sono un sopravvissuto come voi. Mi raccomando amici, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram. Tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Siamo qua, precisamente dove però? Siamo qua, dove eravamo l'altra volta, prima di uscire e parlare con quel maledetto là. Però abbiamo le missioni, quindi trova il lato di tirapugni, trova Hubert, il nostro Hubert. E qua siamo ancora al punto dove c'erano quei tizi là che si chiamano, adesso vediamo subito, eccolo qua, il pacificatore, hanno bloccato il passaggio. Akon ci aveva detto, forse devi parlare con quello per trovare il famoso tirapugni, che poi probabilmente quel tirapugni lì è in mano l'assassino. Oppure io penso un po' più probabilmente che il tirapugni poi sia stato venduto e quindi dobbiamo cercare di capire chi l'ha venduto per primo, e probabilmente quello sarà l'assassino. Ma siamo qua nel loro posto, dove in realtà ci sono un po' di cose. Guardate, noi abbiamo 291 e qua ci sono armi che costano un botto, ma sicuramente sarebbero molto più utili di quelle che abbiamo. Però non abbiamo tutti questi soldi, o perlomeno abbiamo un po' di soldi, ma non abbastanza per permetterci di comprare alcune cose. Ci sono sti tizi qua che vendono roba, come abbiamo visto anche due puntate fa, nell'altro posto, nell'altro rifugio, e anche questi che vendono potenziamenti. Ecco, i potenziamenti sono più facili da reperire, diciamo così, anche se costicchiano anche questi. Io comunque aspetterei ancora in realtà a prenderli, assolutissimamente. E a questo punto andrei da una parte. Qua dove va? Ah, qua sì. Cos'è questo? Perché forse per entrare dentro, va bene, non ci interessa. Quello che ci interessa a noi è uscire, esattamente qua. Andare qua, abbiamo una missione. Però io prima della missione volevo andare e cercare di capire magari luoghi sconosciuti o altre cosucce che ci sono. Perché ad esempio qua c'è un luogo sconosciuto vicino, giusto per capire. Lo avevamo fatto anche nel primo Dying Light, se vi ricordate, cioè cercare roba, anche perché cercare roba vuol dire trovare altre cose per il crafting, significa trovare altre cosucce e soprattutto significa fare anche punti e capire per bene la mappa, cosa importantissima. Oh. Ok, lì non dovrebbero essere nemici, penso, spero. Non lo so, lo scopriremo subito. Siete nemici? What the fuck just hit me? Che è successo? Forse sono nemici. Forse no. Non si sa. Probabilmente no. Ah, non si sa. Però il luogo sconosciuto sembrerebbe essere qui. Qui da qualche parte. Forse dentro qua. No, stai, vai giù amico, qua. I cavoli, sei in una zona nera, torna di notte quando gli infetti sono per strada, ok. Va bene, direi che non era il massimo, diciamo, andare lì. Quindi qua è una zona nera, potremmo andare a vedere questo adesso, visto che siamo qua. E poi potremmo usare anche il binocolo in realtà, perché il binocolo è fondamentale. Il binocolo sappiamo come sia fondamentale per trovare cose. Quindi andiamo un po' da questa parte qua. Proviamo a usare sempre il nostro senso, ma anche Sode Burger, ma anche e soprattutto il binocolo, per vedere se troviamo dei punti. Questo qua ad esempio è il giardino delle zucche. Oh, vedete? Spazio buio. Mulino a vento di acero. Questo lo avevamo già trovato quello, non lo so. Il centro genomico THV. Vita notturna. E c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto? Forse. Qua il mulino a vento ciliegio. Anche i mulini a vento vanno fatti, ovviamente. Questo è molto chiaro. Sembra che urla e altre cose arrivino da dietro qua. Sti cavoli. Qua c'è un carro armato, guardate. È un super zombie. Mamma mia.
Non voglio militare. Scoperto, sì, ma c'è un super zombie. Cavoli, ok, anche qua è il caso di non andare, direi, assolutissimo. E poi siamo qua, e volevo andare da questa parte qua, ma comunque va bene. Adesso, andando in giro si trovano cose, interessante. Andando in giro si trovano sempre cose, sempre, sempre cose. Ora questa parte qua va. Per i tetti. Mi sto un po' ambientando ad andare per i tetti. All'inizio era abbastanza... come dire, un po'... non dico confusionario, ma quasi. Che cavolo? Ah, questo è coso? È rimasto qua il maledetto. Ma levati che non mi fai uscire, maledetto. È rimasto lì il maledetto. Decisamente mi sto abituando, eh. Devo dire che mi sto abbastanza abituando a saltare sui tetti. Sta succedendo là? Sta succedendo qualcosa qui? Qua. Oh, oh. Questi sono cattivi, eh. Questi sono cattivi, maledetto. Ma muori male, maledetto. Ci sono altri, no. Qua non erano zombie. Però hanno fatto fuori un tizio. Maledetti. Oh, qua ci sono anche funghi, camomilla, funghi e soprattutto una pala spazzata, che male non fa. Visto che... i cavoli, cioè... non si sa mai. Qua la roba serve sempre. Ci sono altri tizi, eh. Là. Per la precisione, là. Non ho idea di chi siano questi qua. Qua sembrano essere cattivi, cattivelli. Abbastanza cattivelli. Diciamo così. Allora, andiamo da questa parte qua. Vedete che un po' alla volta devo dire che mi sto abituando. Tra salti, arrampicate. Però, sfida di parkour addirittura. Cioè, qua c'era la sfida di parkour. Che poi sarebbe prova dei Nottambuli 2. Quindi conviene andare nel primo. Segui checkpoint ed in qualsiasi ordine per portare al termine la sfida nel modo più rapido possibile. Ok. Direi di non farla orora. Sta succedendo? Ogni tanto sento urlare, ma non capisco bene da dove arriva. Andiamo di qua, guardate che bello questo. Ok, seguiamo ancora la mappa, vediamo un po'. Direi che possiamo andare qua, assolutissimamente. Che è poi praticamente da quella parte lì. Andiamo da questa parte qua, vai. Vai, 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 che ce la fai? Grande, grande. Ok, c'è roba. Da tutti sti pezzi, fin quando riusciremo a utilizzarli come cavolo si deve. Che vorrei utilizzarli come cavolo si deve. Però, guardate, qua alla volta. Adesso andiamo anche a fare il punto della situazione per quanto riguarda materiali e altre cose, eh. Sì, ma io vorrei prendere... così è questo. Ok, ottimo. Allora, il punto è di lì, quindi io andrei qua, sopra i cavi. Vedete che all'inizio andavamo molto per strada, non riuscendo a capire bene la gestione di questi spazi. Invece adesso, più o meno, riusciamo a muoverci abbastanza bene. Abbastanza, si intende. È chiaro che migliorando la situazione possiamo anche iniziare a muoverci di notte in maniera un po' più sensata. Vedete, cioè, guardate qua, 53 metri, andiamo da questa parte qui. Qua, bordello. Bordello però, bordello! Devo provare un attacco aereo o un qualcosa, non sono riuscito. I cavoli, ho risvegliato qualcosa che non dovevo risvegliare, forse. Ma innanzitutto raccogliamo. E lì c'è già qualcosa, guardate. Oh. Oh.
Via di qua. Chi è che c'è qua? Chi è che c'è? Calmi, calmi. Oh! Maledetto. Visto all'ultimo. Che cavolo. Per poi lì ci sono i pacificatori. Guardate questa zona qua. Uno di qua, questi tizi. Che non parlano. Ok, allora qua c'è un altro. Infatti, convoglio di evacuazione. Rovista tra oggetti, valore, risorse artigianali e quant'altro. Problema che è pieno di zombie. Però guardate qua la situazione. Wow. Stupid bizarre jackal. Wow. Veramente wow. Wow. Andiamo a vedere altre parti. Sì, abbiamo qua. Un po' di luoghi sconosciuti anche nelle vicinanze. Questo ci possiamo saltarci. Yeah. Sento ogni tanto qualcuno urlare, ma non capisco da dove arriva. Bah. Comunque qua a 70 metri qua. Aia, mi sono fatto male, volevo saltare un po' meglio, diciamo un po' meglio. Oh, li ho svegliati, volevo fare piano. Li ho svegliati. Fuori male. Oh! Che cavolo da dietro, maledetto. Maledetto da dietro. La tua salute è bassa. Certo che è bassa la mia salute. Allora, innanzitutto cambiamo arma, usiamone una, paura un po' di rovinarla. E usiamo questo, vai, e ci curiamo un attimo. E ci mette a curarsi 3 ore, dai, forza! Ok, molto bene. Ora andiamo pianino pianino. Andiamo a vedere se qua c'è qualcosina, magari c'è qualcosina. Magari c'è qualcosina. Anche qua in giro potrebbe esserci qualcosina, eh. Siamo fuori da dietro. Non ho capito mai perché urlano una volta che li fai fuori. E anche questo. Vai. C'è roba. Potremmo trovare dei segreti, eh. Tipo sotto qua c'è qualcosa. E anche lì. E anche questo. Facciamoli fuori tutti, proprio tutti. E questo, via. Ammazzalo questo maledetto. I maledetti zombie. Questo, via. Molto bene. Qua sicuramente c'è da aprire. Sigarette. Ma c'è qualcosa di interessante da prendere. Armadio, magari c'è qualcosa. Cavi, sigarette, niente. Solite cose. Ma lì c'è qualcuno. Lì c'è qualcuno. Questo qua. Che è sto qua? Che è sto qua? Devo farlo fuori? Mico, dove vai? Mico, dove vai? Dove sta andando? Avanti e indietro, vai. Dove vai, amico? Questa è la roba, mi sa. Bandito catturato, ottimo. Peccato che c'è un fottio di zoo. Prendi tutto, via, scappiamo. Che cavolo, siamo finiti dentro un macigno di schifo. Andiamo subito sopra qua. Via, scappiamo, fughiamocela. Ok. Wow, bandito catturato. Non so cosa possa servire, però. Andiamo qua un attimo.
nascondiamo qua nel mentre guardiamo. Allora, qua abbiamo anche delle molotov in realtà, abbiamo roba interessante e abbiamo questa missione qua. Poi abbiamo queste attività qua, sono veramente un botto, guardate quanti mulini. Ok, e ci dice anche quando farli praticamente. Potremmo fare un mulino adesso, perché no? Mulino vento di quercia, costruito dai nottambuli poco dopo la fine della guerra civile nel 2025, con vecchi mobili e altri rottami. Quando operativo può fornire energia a un piccolo insediamento. Buona. Potremmo fare questo. Non ho idea di dove sia quel mulino lì, però. Qua c'è un altro luogo sconosciuto. Io direi il luogo sconosciuto. Qua stanno arrivando i banditi. Oh oh. Per la serie non ero proprio in zona sicura. Cioè proprio in zona insicura manetta. Dove vanno questi? Arrivano verso di qua? Eh sì, eh sì. Li devo far veloce. Cavolo. Via. Allora, quel coso lì a 30 metri. Questi chi sono? Il problema è che ci sono questi, amico. E qua. Oh, questi che picchiano. Ciao, vai giù. Ah no, no, com'era il calcio? Con la B forse. No, no, con la B è il binocolo. Con la C era il calcio. No, non è vero. Vabbè, non mi ricordo più come era il calcio. Accomodati davanti al falò. Non c'è più nessuno, il problema è quello. Beh, piscina di Quarry End. Ho trovato altre cose interessanti. Molto, molto bene. Molto, molto, molto bene, molto bene. Non riesco a trovare sto punto di domanda qua, che poi alla fine era uno di questi. Qua ce n'è un altro, ne saltan fuori sempre. Sostanzialmente ne saltano fuori sempre, non è che... Però volevo trovare questo mulino a vento. Assolutissimamente questo mulino a vento. Mostra nella mappa. Quel mulino di quercia è questo ed esattamente questo. Ok, quindi dobbiamo in qualche modo anche qua sbloccarlo. Attiva il mulino. Ok, qua probabilmente dobbiamo saltare qua, là. Sicuramente saltare qua. Quello non... Ok. Dopodiché saltare presumo qua. Qua c'è sto tizio. Chi Hubert? È sto tizio? Ah, Hubert. No, not me. No. I'm waiting for Hubie too. So get in line. Esattamente dove c'è la missione, tra l'altro. No one will be here. Maybe in an hour, maybe two. You never know with those fast. Che soprannome ha quel tizio. Got the best moonshine. So, worth the wait. Nothing to do but wait, I guess. Va bene, ok. Perché aspetti? Volevo attivare il mulino prima. Ma che cavolo, mo ci tocca aspettare sto Uber. È questo qua. Hey, you Hubert? Who's asking? A customer. I want to buy something. Hey, you're that stranger they wanted to hang, aren't you? Hey, Hubie, you got a special customer. It's that pilgrim from the bazaar. Wait, I just want to buy something. So, that was Hubie, wasn't it? Yep. Apparently had an urgent appointment with another customer. Bene. Yeah, sure. Prendi Hubert. He's running away. Nah, sounds like Hubie. Oh, wait a sec. I see him. Asshole's running to the northeast. Prendi Hubert. Bisogna andare a prendere Hubert, sti cavoli. Maledetto Hubert. Che scappa via come chissà che cosa. Vieni qua, Hubert. Vieni qua, Hubert. Dove sei, Hubert? Vieni qua. Dai, non star lì a perdere tempo a cadere, forza. Stiamo recuperando terreno. Dai, salta e salta, mamma mia, lento come pochi. Faster, Aiden. You almost got him.
L'hai quasi preso, parliamone. Qua ci sono i tizi. Sti cavoli, via, 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 via. Scusatemi, Dopo con voi torno dopo. Anche qua gli zombettini, torno dopo, non vi preoccupate. Hackard, he's not here. Non c'è qua. Impossible. I saw him right there. That little weasel must be hiding. Look around. Oh, wait, I see him. He's climbing. See that GRE building? He's climbing to the roof. Il tetto. Ma dove cavolo è? Ma sopra lì? Arrampicati sul... però... Cambia l'allineamento della città, porta acqua alla zona... E salta lì! Ogni tanto non salta bene come vorrebbe. Però dobbiamo arrampicarci lì, sti cavoli. Ah, sul fianco ci possiamo arrampicare però, Sul fianco possiamo arrampicarci. Qua sul fianco qua sembrerebbe. Oh, sti cavoli, mi faccio male. Vedete? Fianco qua, vai. Stare attenti alla stamina, probabilmente. Ok, molto bene. Poi qua. Direi che possiamo andare sopra qua. Lost him. But he's gonna be on that rooftop, Aiden. Find him. Maledetto. Cioè io volevo attivare il maledetto coso lì. Che cavolo era il robo lì? Come cavolo si chiama? Il mulino. Hubert! I just wanna talk! Hubert! Eccolo! Leave me alone! I ain't done anything! Dai zitto, mi hai fatto correre e rischiato la morte. Don't hurt me! I don't know anything! About what? I haven't asked you anything yet. I don't know anything about anything, I swear! I'm told that you're a fence, A fence? No way! A reseller, maybe, but... I'm looking for the Lazarus. Yeah, it used to belong to Lucas, the late PK commander. And don't try to tell me you don't know who Lucas is. Well, then I won't. Know anything about the Lazarus? Are you kidding me? Even if I'd been offered those brass knuckles, I però sa have che è un tirapugni, I'm not an idiot. That weapon is way too hot. Perché sei scappato? Come fa a sapere che Lazarus tira pugni? How do you know Lazarus is a set of brass knuckles, I didn't say that. Come on, everyone knew about Lucas's little love glove. He was always showing okay, it off. Vabbè, è una cosa if che non anyone sapevo. Thought I had him, they might also think I killed Lucas, which is bullshit. Yeah, but someone tried to sell it to you, right? I told you, I... Okay, fine. Maybe someone did, but ah, I can't che say sa who. Qualcosa, client maledetto. Confidentiality. Stop fucking around. Tell me or I... Forza, her dimmi. Name is Maya. I met her in the tenement building at Meatpacking Square, near the old butcher shop. But I don't know anything else. Leave me alone. It overlooks some army barracks or some shit. All right, I can find that. Bene, allora adesso sappiamo in più qualcosa. Hey, Hakon. Okay. Hubert said someone tried to sell him the Lazarus. Do you know Amaya? No. Strange, because I thought I knew all the women here. I'm headed to Meatpacking Square. Meatpacking Square. It's a fucked up place. There are some barracks there the army set up in 23 when shit went south. She's supposed to be in one of the buildings that overlooked them. Okay. Stay in touch, bro. Okay, molto bene. Tra l'altro qua notate che c'è... Oh, però non si può entrare. Però vedete che c'è uno di quei cosi lì. Era facile, bastava attivare questo per la chiave. Ce l'avevamo proprio davanti. Hola. Andiamo a vedere qua, prima di tutto. Comunque non avevo trovato niente. Un'area invalicabile. Come invalicabile? Stai dicendo? Ma perché è invalicabile? Ma perché ci sono un sacco di tizi. Zona pericolosa. Abbattiamo. Sti cavoli. C'è il tizio anche quello grosso e potente. Via via via, vai vai vai, vai su, 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 su. C'è un fottio di GS, un po' difficile. Diciamo che qua sicuramente
dovremmo tornarci e troviamo quella chiave lì. Sicuramente è qua da qualche parte. Purtroppo è anche difficile da trovare, diciamo. C'è da trovare, da andare lì adesso che abbiamo un personaggio che vi faccio vedere, è scandaloso. Veramente scandaloso. Vediamo se ce la facciamo adesso a fare questo qua. Comunque, questo qua deve scendere. Poi, tra l'altro, vedete, sta diventando buio. Brutta roba. Allora, via, velocemente. Lì c'è il tizio lì. Penso ci dica più niente, spero. Ok, adesso qua. E adesso qua c'è un altro lì. Ok, vai su, vai su, vai su. E vai qua. Alzati, al pelo. Forse adesso bisogna andare qua. Sì, vai, 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 vai. Dai che lo attiviamo, dai che lo attiviamo. Dai che... Mamma mia, come siamo belli in alto. Eccolo qua, oh, là. F, attiva, vai. Ok, altro mulino alla grande. In teoria altro rifugio, probabilmente, spero. Speriamo, speriamo, perché ci serve. Vabbè, le luci ci sono, quindi buona, eccolo qua. E dobbiamo fare tutti i mulini così, scoprire cose, andare avanti con le missioni, cioè un tutt'uno, e intanto migliorarci. Mulino a vento di quercia. Abbiamo un po' di punti, che male non fa. Guardate quante strutture ci sblocca. Rifugio, punto UV, nascondiglio di Aiden. Un po' di roba, Andiamo qua. Oh, là. Perfetto, alla grande. Qua addirittura abbiamo qualcuno che ci può dare le missioni. Qua possiamo tornare al nostro rifugio, dormire. Bene, allora io direi, amici, che per questa puntata è tutto. Andremo ovviamente avanti da qua. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Guardate quanta roba abbiamo scoperto. Poi dobbiamo andare anche dall'altra parte. C'è un sacco di roba da fare. Mi raccomando, supportate questa serie con un mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella. Pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Sopravvissuti, per questa puntata è tutto. Vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.